Dunque, in apertura l'operazione è scattata in tutta Italia, in 16 città, contro un'organizzazione attraverso i social denominata Basta Dittatura che istigava alla violenza per le situazioni legate alla pandemia e alle misure del governo sull'emergenza sanitaria. In particolare sono stati anche effettuati sequestri di materiale e anche armi nelle abitazioni di numerosi indagati. L'operazione è stata realizzata dalla Polizia di Stato e il nostro Luca Pompei, che l'ha seguita sin da stamattina, è andato anche ad approfondire alcuni punti di questo importante blitz e alcune particolarità che riguardano anche il nostro Abruzzo. Luca, buon pomeriggio, quali sono le ultime notizie in tuo possesso? Sì, buon pomeriggio a te Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Avrebbero dovuto effettuare perquisizioni nella sua abitazione di Pescara, ma si sono accorti che l'uomo nel frattempo si era trasferito da qualche mese a Milano, per cui sono andati nel suo appartamento di Milano per fare le perquisizioni. Appunto, si tratta dell'unico abruzzese coinvolto tra i 17 indagati, i cosiddetti Novax radicali, sui quali si è concentrata l'attenzione della Polizia Postale di Torino, che sta coordinando le indagini su tutto il territorio nazionale. Il pescarese, trasferitosi a Milano da qualche tempo, al pescarese sono stati sequestrati PC, tablet e telefonini, insomma supporto informatico, per cercare di capire il tipo di coinvolgimento con questa organizzazione denominata Basta Dittatura, che non è altro che un gruppo social su Telegram, nel quale venivano inneggiati l'uso delle armi, ma anche addirittura attentati terroristici contro le più alte cariche dello Stato, in particolare al Premier Mario Draghi. Tra i sequestri, oltre al supporto informatico e quant'altro, anche il sequestro di diverse armi, in particolare coltelli, e addirittura nell'abitazione di un indagato di Palermo una tanica contenente acido muriatico. Perché, Carmine, è davvero inquietante, in queste chat si inneggiava anche all'uso di acido nei confronti, ripetiamo, di rappresentanti istituzionali, ma anche di virologi diventati in qualche modo famosi con l'arrivo della pandemia nel nostro paese e in tutto il mondo. Le perquisizioni proseguono anche nei prossimi giorni e le indagini proseguono anche in modo serrato. Si cercherà di analizzare tutto questo supporto sequestrato anche nell'abitazione milanese di questo indagato di Pescara per vedere l'entità del suo coinvolgimento. Intanto ne approfitto, Carmine, perché avete potuto ammirare anche la nuova grafica del nostro profilo social con le nuove foto notizie che da qualche giorno campeggiano sul nostro profilo Facebook Sì. Grazie di Rete 8. A te la linea, Carmine. Luca, buon lavoro. Allora